Iniziare questa sessione e vorrei semplicemente dire due parole di introduzione a questo panel. Innanzitutto ringraziando gli organizzatori di questo interessantissimo convegno e dell'invito che ci hanno fatto a venire a visitare la splendida città di Ferrara, e un ringraziamento anche per l'ospitalità, come abbiamo visto, molto generosa e apprezzata di ieri sera. La partecipazione è meno affollata stamattina rispetto a ieri, è comprensibile dopo appunto la cena e il post cena di ieri sera. Il tema che affrontiamo in questo panel è quello della codificazione e del coordinamento tra diversi strumenti normativi. Si tratta ovviamente di due temi molto diversi tra di loro, ma sono ambedue di grande attualità, come abbiamo già avuto modo di constatare dalle relazioni di ieri. Sul tema della codificazione sappiamo che questa tematica ha celebrato i suoi fasti negli anni, dalla metà degli anni 50 fino agli anni 80, e devo ricordare che ha avuto un campione straordinario nel professor e giudice Roberto Ago. E può essere utile forse per quelli che partecipano a questo convegno andare anche a rileggere quello che Roberto Ago ha scritto nel 1988 sulla Revue Générale de Droit International in materia di codificazione. Ago ci faceva notare in questo articolo che la codificazione non si esaurisce in una operazione tecnica di trasposizione di norme non scritte in un documento scritto, ma comporta sempre una sofisticata e complessa risposta all'esigenza storica di adattare il diritto internazionale alla trasformazione della società internazionale. Non è il caso quindi che i maggiori risultati della codificazione si siano realizzati nel periodo storico delle grandi trasformazioni della società internazionale, in particolare nel periodo della decolonizzazione. Non si tratta però soltanto di una trasformazione a livello quantitativo, ma questa idea di Ago coglieva anche la trasformazione nel senso di una evoluzione della società che richiedeva un dialogo tra membri della comunità. Un dialogo appunto attraverso lo strumento della codificazione, al fine di riesaminare e di ridefinire le norme e le istituzioni del diritto internazionale alla luce di un nuovo pluralismo politico, giuridico e culturale. Possiamo dire oggi che questa speranza che esprimeva Ago alla fine degli anni Ottanta di un dialogo virtuoso si sia realizzata? Questa è una domanda che non ha una facile risposta. Oggi l'impresa della codificazione incontra maggiori ostacoli, a mio avviso, rispetto agli anni 60, 70 e 80. Gli Stati non sono più gli attori esclusivi, altri stakeholders, altri portatori di interessi, in particolare i soggetti economici contribuiscono alla complessità della codificazione. Anche a livello teorico
questa nuova complessità si riflette in nuove categorie concettuali che si affiancano e vorrebbero anche in parte sostituire il diritto internazionale. Mi riferisco alle categorie del Global Administrative Law, della Private Transnational Regulation, categorie che in ogni caso tendono a colmare vuoti del diritto internazionale classico. Questa difficoltà si riflette anche nei progetti di codificazione e di sviluppo progressivo della Commissione del diritto internazionale e danno luogo a quel fenomeno che ieri è stato chiamato appunto della codificazione leggera o soft, è una codificazione che poi non arriva allo strumento normativo vincolante. E questo lo vediamo ovviamente in tutti i casi degli articoli che sono rimasti draft articles della Commissione del diritto internazionale. Che dire poi del coordinamento che è l'oggetto delle relazioni di stamattina? Il problema del coordinamento è sempre più complesso a causa della moltiplicazione di strumenti normativi e della loro inevitabile collisione. Le norme in materia di protezione dell'ambiente vengono a confliggere con le norme sui diritti umani, le norme sul libero commercio vengono a confliggere con la diversità culturale, le norme sull'immunità con i diritti umani e così via. Come si affronta questo? Beh, a mio avviso c'è una questione di metodo che potremo vedere nel corso della mattinata come questa questione di metodo si può risolvere. Però sappiamo bene che dal punto di vista del metodo ci sono i criteri sviluppati a livello di positivismo classico e quindi i criteri formali e c'è anche un atteggiamento abbastanza scettico, in particolare della Commissione del diritto internazionale, che tende a minimizzare la possibilità di conflitti tra norme e quindi a ridurre la discussione sui metodi di coordinamento. Non dimentichiamoci che la Commissione del diritto internazionale ha detto testualmente, qui cito, there is a strong presumption against normative conflicts. E questa presunzione ovviamente dovrebbe essere poi realizzata e tradotta in pratica attraverso criteri formali. Altri metodi ovviamente ci sono per affrontare questo il problema del coordinamento. Nella nostra dottrina italiana, per esempio, il metodo del positivismo critico elaborato da Antonio Cassese e che fa riferimento a certi principi generali e la stessa base di una forza morale delle norme del diritto internazionale è un passo in avanti rispetto all'approccio formalistico del positivismo classico. E poi c'è tutto l'atteggiamento della policy oriented, della dottrina in particolare anglo-americana, che ovviamente si fonda su un approccio del balancing tra norme appunto in conflitto e dando quindi un ruolo importante al giudice. Quindi io mi fermerei qua, volevo solo fare alcune considerazioni di carattere generale per introdurre la materia e a questo punto darei subito la parola al primo relatore che però parlerà in inglese. So I will introduce you in English. You will address the coordination of international law instruments and the role of codification. You have the floor, Florian Heindler. You are from the Sigmund Freud University of Vienna, and please, you can start your introduction.
which is closer. Thank you very much, Professor Salerno, and the whole organization committee for the perfect organization of the conference and for inviting me and giving the opportunity to talk to you about the matter of codification. Thank you very much, Professor Francioni, for this very interesting introduction to the topic. I think that was already also kind of close to what my considerations have been in preparation to this talk, and let me just start with the remark that I am a private law teacher in Austria, and therefore my primary perspective on codification is slightly different from the perspective public international lawyers might have. And during the preparation of this talk on the coordination of international law instruments and the role of codification for this coordination, I decided that the aspect most interesting for me was to think about the possible application of the notion of codification, which I as a private law teacher have in mind in the sphere, so the application of this notion in the sphere of international law and international relations, taking into consideration the complexity, the emergence of new occurrences in the domain of public international law, which have been described by Professor Francioni in the beginning. My talk will consist of three parts. First, I will focus on the notion of codification in law, which we in Austrian civil law have inherited from an era of enlightenment. Second, I will discuss the issue of codification in international law and the problem of coordination of international law instruments in very short and with a focus on my first introduction. And third, I want to conclude with the possible use of the inherited concepts or part of the inherited concepts or consideration associated with the inherited concepts for the codification or for a new notion of codification, taking into account the necessity to coordinate international law instruments. Well, for describing the notion of codification, which I want to discuss in the domain of international law, I suggest to revert back to the idea of creating a civil code, to revert back to the era of enlightenment, of rationalism, taking the Austrian civil code as an example. I want to highlight that the notion of codification was or is in this regard far more complex and inclusive than just being an act of drafting and enacting written positive and enforceable laws. The author of the Austrian Civil Code, who is called Franz von Zeiler, he was a teacher of natural law, of natural private law at the University of Vienna. And in his textbook on the natural private law, which was among others highly influenced by Leibniz and Kant, he described that a code shall have, and this is of course only a rough picture, shall have a three-layer system. I have put some quotations on the slide, which are very illustrative in this respect. So Zeiler states that all rights, as they are all awarded by reason, are in a most precise connection with a first, highest law to which they can be led back, which is the, as he calls it, Urrecht, a primordial right. And any right must be step by step through mediating concepts evolve from this primordial right, and any right which is questioned must be judged on the basis of the prioritical right. So these are the three layers in his system which constitute a codification. The Urrecht in the rationalist approach of von Zeiler consists mainly, and this is only a very short description, in the individual freedom and responsibility, which in his understanding goes hand in hand,
the concept of person, dignity of the individual, and an enlightened conception of man. The second layer in his system consists of, one could also call them, principles, as for instance the concept of pacta sunt servanda. So he's not, his starting point is not pacta sunt servanda, but a certain conception of man, including, for instance, freedom and responsibility. And from this conception of man, he then derives the principle. And the principle is not directly applicable rule, a positivist rule, but is merely a principle, is a mediating, has a mediating function, a mediating character. The third layer, then only the third layer in his codification system, are the rules, which are, of course, then reproduced in the civil code. They are the rights, they are applicable, they are enforceable, they are normative. What are the reasons of the codifiers? What were the reasons for them to develop such a system and not just to arrange a number of rules in a coherent order? It has been done before already several times. Emphasizing the natural law view, one may find a reason in the belief that law can be found in nature in a systematic order, and the role of the lawmaker is to find this law and to transpose it into a written code. This, of course, sounds quite outdated for our ears. The draft is furthermore highly concerned with the acceptance of the code. The laws are deemed to be accepted by the population because they are an expression of the rational expectations of the people. They can be deduced from rational premises. This focus on acceptance, I think, apparently plays a large role for international law and for a possible notion of codification in international law. So, to summarize this, in a more distinct civil law notion, the codification is not a piece of legislation, it's not a compilation of rules which are around put them under headings or to give them a specific structure, but is this kind of a three-layer system. This kind of codification and this natural school of law or this natural school of thought could be regarded as a historic occurrence. As Professor Dupont has put it, la codification appartient à l'histoire. So what is the reason for the rejection of the grand codification idea of the Enlightenment? Why isn't it now followed, for instance, when we think about the principles of European contract law? No one's daring to call this a code, or why don't we follow such a distinct idea any longer? The Enlightenment concept consisted in the postulation of rules which have been deduced from rational premises, and the main cornerstone of codification linked with the Enlightenment idea is the belief in reason as something all human beings have in common. This belief is both the reason for codification in civil law and the precondition to codify in the sense of the Enlightenment codification projects. When Du Bois constitutes that the time for codification has passed, he refers obviously to an attack of this belief of uniformity arising from heterogeneous schools of thought already in the 19th century. It is a constatation of the fact that different sciences and groups within scientific disciplines have developed different conceptions of man. The rational conception of man has been exposed to, I would say, justified critique, be it from people like Freud, or being refined or tried to refine by people like Habermas, or currently we also face also critique from the political side. And the consequence is that if people start to discontent about this general conception of man, which the code has to be built on, then a codification in the Enlightenment thinking
requiring for acceptance and building around common rational expectations can no longer be deemed achievable. In this regard, we have either the option to defend the rational idea of thought in a strict sense, we have the option to exchange the rational idea of thought and start to search for another conception, which might be psychological conception of man or a sociological conception, or we could replace the rationalist view as the primary layer of the code, and then we just change this notion of codification in this inherited sense completely. As I have witnessed so far in this conference and from the reading I did in preparation of this talk, the conception of drafting a code by deducting rules from rational principles is not suggested on a regular basis in public international law. If we look at the famous Article 13 of the UN Charter, which designates the General Assembly with the task to encourage the progressive development of international law and its codification, we do not find a limitation to a certain kind of codification. The notion of codification used in international law is therefore probably more precisely prescribed in Article 15 of the Statute of the International Law Commission. Article 15 of the Statute of the International Law Commission defines formulation and systematization of rules as codification tasks. This is, of course, more an observation than a normative interpretation of Article 15, which I cannot provide, but it perfectly illustrates the approach taken when codification of international law is at stake, as I have learned from my readings in preparation to this conference. It reminds me of the categories of the category of a compilation, which has been described before. So what I want to remind us of is that when Franz von Zeiler and the former leaders of the codification project drafted their code, the work consisted largely in the study of existing decrees issued by the government, and he was not paying attention where the decrees come from. So this might be similar to a situation where we have global administrative law, where we have interest groups drafting proposals and so on. So he was just studying all the existing decrees issued. He was studying, or they were studying, foreign sources, so especially the Code Civil, but also the Allgemeines Landrecht from the Prussian state. So they did also a comparative analysis of the law. And they were, of course, referring back to very old sources or very traditional sources of authority, like the Codex Iuris Civilis. But also to a sufficient extent, they were focusing on study of customs, how people decide their disputes. And customs, maybe not so much for Zeiler, but even for his predecessors like Karl Anton von Martini, customs have even played a more important role in the work of their codification because it was regarded that the law in the nature most of all can be found in customs. And so what they studied also were customs. Now in general terms, codification projects in international law concerning international relationship and actors are also focusing, of course, or depending largely on the authority of established customs. Whatever, as we heard yesterday, people might understand as a custom. Therefore, there is common ground to some extent. However, international law codification projects focus to a large part, as I learned from my readings, focus on the drafting and enacting of rules of authority, of normative texts. And for the sake of receiving consent, then the Codification Commission tries to be as close as possible to existing practices and customs.
and custom. And this then finds the expression in Article 15 of the Statute of the International Law Commission, referring explicitly to extensive state practice. It is often thought preferably to rely on extensive practices to compile and to simply restate the cases. However, it is impossible to limit codification to descriptive, technical, or neutral restatement work. Il est impossible de s'en tenir à une définition de la codification qui se voudrait simplement descriptive, technique, et en quelque sorte neutre. So most statements of prominent international lawyers which I have studied in preparation to this talk have emphasized that even the scriptorization of a custom require to add additional accompanying rules to choose a custom in the event that there are contradictory practices. And, of course, to make an implicit or an explicit selection or preselection what to choose. And the tendency to limit the project of codification in international law to the restatement of established practices in order to draft applicable normative rules seems to try to satisfy the need for acceptance of the international law instrument in a system of multiple sovereign actors. It seems to be most promising to explain that rules are technical or just codifying existing practices. I think I should go on a little bit faster to stay within the time frame. So the problem I want to point at, I should, due to time constraints, now focus already on a particular example which I wanted to provide. The issues discussed so far, as I mentioned, prominently arise when the coordination of international law instruments is in question. So, to start with entering this debated field, I might refer to a project of the International Law Commission to work on the notion of shikugens. This is, in my understanding, an important and maybe most also an aspect of coordination, since this concept impacts a number of international law instruments or has the possibility to impact a number of international law instruments, state practices, and international rule. And at the same time, it is a highly political concept. Disagreement about its content is most probable, and itself it could be described also more as a principle than as a normative rule. So only in combination with legal consequences this becomes a rule. So the aim, as I understood the problem, the project now of this example correctly, is to create a written normative definition of jus cogens, of shikugens. And therefore I decided to be illustrative by taking an example from the field. This is a statement taken from the report which was made to establish the past or the existing practice on jus cogens, on shikugens. And it illustrates, of course, the difficulty if one takes such a normative approach. So if the final end is to have a normative rule, so then you have to anyhow discover clear practice. And it illustrates this difficulty, the difficulty to achieve political consent on the content of this concept. So the International Law Commission tries to respond to this difficulty by profoundly, and this is beyond any doubt done in a very profound manner, investigating the state practice. So such an investigation is then done by a single researcher and implies naturally implicit or explicit selection and preselection. And here, this is an interesting statement which basically claims that there is a general acceptance of the concept as that there is a concept,
but its precise scope, or maybe its scope and content, remain unclear. And what should bring clarity and what should help to develop this project would be to investigate existing practice on it. At one point in the decision-making process, the Commission entering this hot and debated field will have to decide which parts of the customary law, the practice, it wants to codify. The more compromises made, the higher is the danger that the definition becomes fluid and will be interpreted differently by different actors. If the definition becomes very clear, there is a danger that states will not ratify an instrument. Probably no state will ratify any international law instruments to which he disagrees on a conceptual level, so in terms of Franz von Zeiler, on the level of conception of states, of conception of sovereignty, and also on the second level, on the level of principles, transposing these conceptions. Now, what could address these difficulties in the codification of, let's call it, contradictory custom? In the codification of unregulated areas of international law, I want to revert back to the three-layer system of codification, which I have reminded us, taking a civil law perspective. Acceptance in this perspective have been believed to be necessary about the first layer of codification, first of all. So on the conceptual layer, on the question, what background do we have? This is probably a question of conception of man in civil law. It might become a question of conception of state or sovereignty in international law and international relations. Defining this general conception on the first layer was the starting point for drafting principles to implement these conceptions in applicable rules. Those principles might have coordinative functions. They do not constitute applicable law, but moreover transpose quite abstract notions and set the field for rulemaking. So here it is important to stress the fact that the law is concerned with conceptions and perceptions, be it of authoritative texts or be it of actions of actors. Codification, as I suggest, should be understood as a task to coordinate and bring together these perceptions and expectations in whatever form it seems appropriate. It need not necessarily consist in a written rule which bears in a written normative rule which bears so-called normative character. Such positivist reading of codification might even not lead to greater success in the codification of international law. Mere normativity of an authoritative text which is not properly accepted on a first or second layer in the civil law inherited system does not contribute to the progressive, or might not contribute to a progressive development of international law. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Herr Heindler. I think that this first presentation has appropriately focused on the theoretical dimension of the role of codification in the coordination of different legal instruments in international law. This presentation has opened very interesting questions, and I hope they will be followed up in the debate. Particularly whether the suggestions by Herr Heindler that the codification requires a profound understanding, and here I quote your words, of man and of his thought system. This is, of course, a very important point. But how is this reflected in the reality of international law? Does it entail an embrace of universality of international law, or rather of pluralism?
in a system, of course, which is made of many, many different systems of thought, many different cultural systems, and therefore different systems of values. So this is something that I hope will be taken up again in the discussion. Now we move on, and I hope we will continue to maintain the time. We move on to another topic, which is much more down to the earth. That is the topic of regionalism and the codification of international law in the experience of the Inter-American juridical system. This will be a presentation by Lucas Carlos Lima from the University of Minas Gerais in Brazil. Welcome, Lucas. You have the floor. You speak in English too, no? Yes, although your Italian is perfect, I don't know why you decided to speak in English. Not anymore. Okay. Grazie mille, Presidente, Professor Francioni. Buongiorno a tutti. Prima di iniziare, vorrei dire, mi piacerebbe dire due parole in italiano. In questi due anni che, lontano dall'Italia, il mio italiano si è arrugginito e anche peggiorato significativamente, io dimentico parole semplici, dimentico verbi e sostituisco parole come volpe o finestra per raposa o janela. Per quello è più semplice per me oggi parlare in inglese, però quello che non dimentico invece è l'importanza della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione Europea nei dibattiti scientifici nazionali ma anche internazionali, e questo l'ho imparato qualche anno fa a Macerata. E proprio per questo che mi sento immensamente onorato di essere qui stamattina, e per quello vorrei ringraziare dunque gli organizzatori, il professor Salerno, la professoressa Forlati, ma anche tutta la squadra dell'organizzazione, per l'enorme opportunità che mi hanno dato quando hanno selezionato il mio abstract. Poter tornare alla SIDI è, per uno studente che ha sempre ammirato la dottrina italiana e gli internazionalisti italiani, un momento unico, direi proprio in portoghese, un momento di grande honra, un momento di grande responsabilità. Grazie ancora. And I immediately turn to English, that is a less beautiful language, of course, but perhaps certainly more accessible for me. So when I say fox or window, you will understand what do I mean, but I hope I don't use these words in my presentation. The purpose of my presentation today is to assess the codification of the public international law in the American continent. This will be done by examining a regional body established by the Charter of the Organization of the American States. It is important to highlight what this charter assigns to this committee. And the task here, the task of this committee, and I quote, is to serve the organization as an advisory body on juridical matters, to promote the progressive development and the codification of international law, and to study juridical problems related to the integration on the hemisphere. End of quote. Since 1948, this committee has played an important role in fulfilling the task of codifying public and private international law, while in the later field it was accomplished noteworthy works, my examination will be limited to public international law. And from the beginning, I should call your attention to the fact that the role of the Inter-American Juridical Committee is, according to the text of the OAS Charter, defined by the same words used by the United Nations Charter, the same words that defines the function of the International Law Commission, to promote the progressive development and codification of international law. This being said, it's important to clarify that the meaning that is given in the practice of the committee, the words codification and progressive development, the practice appears to convey a meaning that is different from the one that can be found on the statute of the ILC. While the International Law Commission sets a clear-cut and important distinction between codification and progressive development, this distinction does not seem to be mirrored in the American Inter-American Committee nowadays. In the International Law Committee practice,
codification has to do with the identification of customary international rules, anche se, come ci ha detto il professor Gradoni ieri, non si sa bene quali sono queste regole o come sono fatte queste regole. However, this is not the case with regard to the work of the committee. What one can infer from the practice of the committee is that codification has a rather generic meaning. It refers to the identification of the rules existing in a given area that appears to reflect the interests, the needs, and the practices of American states. This means that the function of the committee is not necessarily that of determining customary rules applicable to American states. But it also means that the distinction between codification and progressive development is not central to the work of the committee. The committee is essentially interested in establishing different sets of rules in different areas of international law, whose main requirement is that fulfill the needs of American states. Having said this, my intention today is essentially to assess whether, to what extent, the work of this committee may favor a certain regionalization of international law. And when I say regionalization, I do not refer to the fact that the work of the committee may lead to the adoption of regional treaties. I am particularly interested on the question of whether and to what extent the work of the committee may favor the emergence of regional non-written customary rules. My presentation will have three parts. First, I will very briefly contextualize the idea of regionalism in Latin America, and particularly the proper idea of codification in the continent. Revisit this debate proves to be important, since it is within this debate of codification that the first committee was created to conduct the process of codification. In the second part of the presentation, I will examine the method of work of the Inter-American Juridical Committee. And in this respect, I will inquire if such committee favors the promotion or contributes to the idea of rules of international law applicable only in relationship between American states. The last problem I would like to revert to is the interactions between the work of codification of the Inter-American Juridical Committee and the International Law Commission. And my purpose here is to assess the relationship between a regional perspective and a universal perspective in the process of codification, especially when the same topic is covered by the two bodies. And perhaps before entering the Gordian knot of the problem, I should address the question of the idea of codification in Latin America. Since the beginning of the 19th century, codification was a concern to Latin American states. At the second and third International Conference of American States, hosted in Rio de Janeiro in 1905 and 1906, the importance of codification was already stressed. American states trusted the task of the codification to a group of international lawyers and created an international commission of jurists, la Comisión Internacional de Jurisconsultos, composed by representatives of each American state. The so-called Bustamante Code and the 1933 Montevideo Convention on the Rights of Duties of States, the one that sometimes we quote in our classes to say that the requisites for the states, these conventions are examples of successful products of these efforts towards codification in the continent. La Commission, which changed its name through time, was the predecessor of the current Inter-American Juridical Committee. Not by chance, when the Chilean international lawyers and active delegate of the conference, Alejandro Alvarez, launched the idea of there existed an American international law, this statement caused some ripples in the scholarship and also in the diplomatic field. The purpose of codification of Latin America, according to Alvarez, was precisely to divert from the European rules and to encompass regional values, such as, for instance, the non-intervention principle. The existence of an American international law has long sparked some scholarly debate and casted dissonant voices about its existence, formation, and effects. I don't have the time to deal with this here, but the question of codification conducted by American states did emerge at the time, not without some resistance of some scholars. Let me add another point as a background issue
of the problem of regionalization of international law. As it is well known, and perhaps Professor Francioni knows it better, the possible existence of regional rules of customary international law have been admitted by the International Court of Justice in the past. The court addressed the issue essentially in the asylum case, which concerned two American states. More recently, the possibility to states to rely on regional rules has also been recognized by the International Law Commission in draft conclusion on identification of customary international law. Conclusion 16 establishes that, and I quote, a rule of particular customary international law, whether regional, local, or other, is a rule of customary international law that applies only among a limited number of states, end of quote. So the possibility of regional customary rules is generally admitted, and American states or scholars coming from these states have been the most vocal voices of the existence of such regional rules. Having said this, I can now move to the work of the committee. The Inter-American Juridical Committee has proved to be influential in the elaboration of some treaties. Meaningful examples are the Pact of Bogota of 1948 for dispute settlement, the American Declaration on the Rights and Duties of Man, and also the Diplomatic Asylum Convention of 54. More recently, it was involved in the draft of a treaty about cooperation for terrorism in the early 2000s. Other topics such as law of the sea, environment, and terrorism were also covered by the International Inter-American Juridical Committee. Here, an interesting point is to raise the final product of the committee. In this regard, a change has taken place that is similar to the one that characterized the work of the International Law Commission. If in the past the Inter-American Juridical Committee was essentially occupied to help the OAS in producing treaties, more recently the outcomes of the committee have been guidelines, model law, draft articles that do not become treaties. Sfumature di soft law, ci diceva Santiago Villalpando ieri. In a word, we are now watching, even over there, soft law codification. For instance, in 2017, after studying the topic of stateless persons, the Inter-American Juridical Committee has adopted a guide for the protection of stateless persons available to the countries of the region as a source of recommendations and guidance. What are the raw materials on which the committee bases its work, we can ask? This is an important issue. In my view, it shows that some elements that the method of work of the committee inevitably emphasizes the importance of regional dimension of its work. First, an important feature is the fact that the work of the committee focuses essentially on the practice of American states. The special importance attached to this practice is also stressed by the fact that the International Inter-American Juridical Committee usually submit questionnaires to them, to states, and the committee stick to that practice. Third, the committee verifies the adherence of the American states to universal treaties, that is true, in order to verify what are the obligations incumbent upon member states. However, this examination of the adherence to universal conventions seems to be interesting to the committee only to the extent that it allows the identification of the rules accepted by American states. And fourth, the little attention to the practice of non-OAS members also reinforces this idea of regionalism of the practice. In principle, all this focus on the position of American states, including the fact that the committee only gathers practice and eventually, of course, opinion juris from a certain number of geographical reason, might favor the phenomenon of the regionalization in the ascertainment of customary rules. An interesting example arises in the recent work of the committee on the topic of immunity of states. In order to determine whether in this area American states needed a new legal framework,
Eventually departing from the rules universally applicable to all states, the committee made an inquiry about the practice of American states in the matter of immunity. So once again, the committee's only concern was to verify the regional practice. In the end, it concluded that, I quote, the current status of the issue did not require new norms in the light of the conventions and the customary norms existing, end of quote. So the approach of the committee was that since American states were satisfied with existing customary rules and did not need new treaties on the developing new rules, there was no need to the committee to work on the topic anymore. Let me conclude this point. The function of the committee is by no means that of codifying regional customary international law. The committee not even refer in its work to the distinction between general international law and regional international law. However, its method of work, based as it is on the assessment of the practice of American states, may favor the regionalization of international law, including the possibility of determining the existence of practice supporting the existence of rules applicable only in relation to American states. And now I move to the question of the relationship between the International Inter-American Juridical Committee and the International Law Commission, which ultimately triggers the question of how the committee's regionalism relates to the universalist project of codification. Possibly a great feature that defines the process of regional codification is it's a process aware of other codification efforts. It occurs at the same time that the codification of general international law is occurring. More generally, this explains why the work of the Inter-American Juridical Committee has several points of contact with the work of the International Law Commission. The 1947 statute of the ILC recognizes in Article 26 the advisability of consultation by the Commission with intergovernmental organizations whose task is the codification of international law, and then it exemplifies, such as those of Pan-American Union, the predecessor of the OAS. By its part, the statute of the committee envisages the possibility of appointing observers to the meeting of the International Law Commission. Every year, a representative of the committee goes to Geneva and presents the current work of the committee to the International Law Commission. The members of the two bodies then engage in dialogue about some topics, and additionally, we can find in the reports of the committee that some of the members established informal dialogue with members of the commission. In addition to these frequent exchanges between the two bodies, it's interesting to note that the members of the Inter-American Juridical Committee, they refer authoritatively to the work of the Commission in different projects. Just to offer you a recent example, the rapporteur of the current topic of binding and non-binding agreements started its examination of the topic by relying on the debates occurred in the International Law Commission with regard to the project of the Vienna Conventions of Law of Treaties. Furthermore, the International Law Commission itself has taken into account several times the work of the committee. For instance, the International Law Commission used in 1986 the draft Inter-American Convention on Immunity of States in its work of jurisdictional immunity of states. And this is an interesting topic that shows us some dialogue between committee and commission. And here, it's noteworthy that the committee took considerably to account the United Nations Convention on the Immunity of States of 2005. In particular, the rapporteur approached the matter by devising a sort of compatibility test. He took pains to assess whether the practice of American states, mirrored in the draft Convention of Immunity of States of 1986, was to be regarded as compatible with the rules set forth in the UN Convention. In his words, the problem was to determine whether the draft Convention of 1986 was, and here I quote,
match the standards and general principles established in international law and built into the United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, end of quotes. Interestingly, the committee suggested the ratification of regional and universal conventions in order to fortify, in order to reinforce the inter-American system. In this respect, the work of the committee may also contribute, in some extent, to stimulate the progressive adhesion to universal conventions and also regional conventions. Once the committee finds that the practice of American states is consistent with the rules contained in universal treaty, the committee tend to favor the adherence of American states to this kind of conventions. This compatibility test may give rise to some problems if the two bodies take different positions in their respective work of codification. There is the risk that the committee may address a topic that was previously codified by the International Law Commission and discover some difference of approach in the American states was ventilated within the International Law Commissions when the committee addressed the topic of immunities. If one reads the debates within the International Law Commission over this proposal, one can find a certain perplexity from the members of the commission. When asked about the prospects of these works, the president of the Inter-American Juridical Committee observed that, and I quote, the committee's approach was to complement rather than duplicate the work of other bodies, taking into account the specificities of the countries of the region, end of quote. This answer is illuminating. It shows how the Inter-American Juridical Committee perceives its own work, complementarity imbued with regional specificities. Once again, the tension reemerges between codifying in general terms rules of international law, but at the same time taking into account the regional dimension. In this case, the tension might maybe described as one between confirming the work of the International Law Commission or departing from it. My examination leads me to formulate some general conclusions. Since 2015, the members of the Inter-American Juridical Committee have started a process of reflection of its own work. The members of the committee have engaged in a debate that revealed how some of them perceive the work of the committee. And what emerges from this debate is that the committee doesn't seem interested in the regional dimension of the law. It does not even seem to be aware of its possible impact on the regionalization of the law. In fact, though, the regional dimension repeatedly emerges. One cannot avoid the impression that there is something missing in the analysis of the committee, a sort of self-awareness of this influence of the regional dimension of its work. The second observation regards the relationship between the committee and other regional bodies purported to conduct codification. In addition to the annual meeting with the International Law Commission, the Inter-American Juridical Committee has been straightening relations with Juridical Committee of the African Union. Over there, too, there appears to exist a special concern with local and regional problems. If regionalism strengthens as a phenomenon, perhaps such bodies might develop a stronger role in the processes of codification, regional and universal. When there is compatibility between the results obtained by these different bodies in the codification of law, no problem arises. Should incompatibilities begin to arise, a prima facie solution is the lex specialis criterion, as there is no hierarchy in the process of codification. This solution, though, is not a one-fits-all answer. To this very moment, no significant problem has emerged. Nonetheless, nothing excludes that they might arise in the future. And just to think that right now, in the agenda of the Inter-American Committee, the topic of immunities of international organization is inserted
the same topic that is in the long-term agenda for the International Law Commission. Io finisco qua e ancora una volta ringrazio la vostra attenzione e riaffermo il piacere di essere qua con la lista di amici che cresce sempre e mi fa veramente piacere di stare qui stamattina. Grazie ancora. Thank you very much, Lucas, for this very effective presentation that has introduced us to the work of the Inter-American Juridical Committee and for its relevance in the general theme of codification. There is some continuity with the previous paper because we have seen how important is the understanding of the thought system and how important is to therefore understand the cultural and political context, and you have immediately brought us into the reality of this typical and special political and legal context of Latin America. We will go a little bit beyond the time set for the coffee break, quindi voglio anticipare che ritarderemo un po' il coffee break perché abbiamo iniziato più tardi e quindi ora darò subito la parola a Maria Font Imas dell'Università Rovira e Virgili di Tarragona che presenterà appunto un paper sulle versioni linguistiche ufficiali del diritto internazionale privato e europeo, problemi di coordinamento e applicazione. Maria, la sua presentazione è in inglese o in italiano? Bene, in italiano, perfetto, 20 minuti possibilmente in modo da non ritardare troppo il coffee break. You have the floor. Anzitutto ringraziare alla SIDI per avete scelto la mia presentazione e anche ringraziare all'Università di Ferrara per questa accoglienza così gentile. Io si proverò di fare la presentazione in italiano, ma sicuro che farò tantissimi errori e chiedo scuse perché questa lingua è così bella, ma lo proverò. Detto questo, scusatemi un attimo. La mia relazione parte del multilinguismo integrale dell'Unione Europea, che è il principio basico e il fondamento dell'uso delle lingue ufficiali nel seno della Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 dichiara il rispetto alla diversità, alla diversità linguistica e veta qualsiasi forma di discriminazione fondata per la lingua. Per qualsiasi discriminazione. L'articolo 15 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea prevede che qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. L'obiettivo è il multilinguismo integrale. Pertanto, la pubblicazione di diritto dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, così rendere più facile per il pubblico in generale e per i tribunali nazionali leggerlo e comprenderlo al fine di garantire la democrazia e trasparenza. Il multilinguismo integrale già da sempre ha avuto critiche, per questo si è descritto come le voyage linguistique européen o Eurofoc. I testi normativi derivati dall'Unione Europea si tratta di regolamenti, direttrici, decisioni e documenti preparatori sono tradotti dal servizio di traduzione della Commissione Europea alle 24 lingue ufficiali. Come ovvio, le difficoltà di traduzione non erano le stesse nell'Europa dei quattro linguaggi ufficiali del 1957 rispetto all'attuale situazione in cui sono presentati 28 Stati. Fino al Brexit. Questo studio si basa sulle varianti. Ah, non sapevo.
Adesso? Bene. Scusatemi, non lo vedeva. Questo studio si basa sulle varianti linguistiche dei regolamenti europei sul diritto internazionale privato e il suo diritto processuale civile e sui successivi problemi di applicazione che possono sorgere quando sono utilizzati per gli operatori legali di uno Stato membro. Infatti vediamo che ci sono problemi della traduzione, ma questi problemi alla fine sono dell'applicazione e questa è la questione più importante. Bene, scusatevi. Il diritto internazionale dell'Unione Europea, questo vuol dire applicato e usato per giudici, notai, registratori, avvocato, usano queste norme europee e non usano più loro le regole interne di diritto internazionale privato. Tutto ciò nel contesto del spazio giudiziario europeo che implica alla fine di garantire la libertà di circolazione europea che individui e società possono accedere ai tribunali e all'autorità degli altri Stati membri. Così, i giudici tedesco o lo spagnolo, il rumano, l'italiano o lo scozzese applicano lo stesso regolamento, gli stessi articoli, ma come ovvio, e che usano la loro versione linguistica. E vi chiediamo, sarà applicato in modo uniforme perché è lo stesso testo? E vediamo che no, che tante volte non è così. Infatti il regolamento dell'anno 58 linguistico prevede che i testi si elaborano nelle 24 lingue, ma questo alla fine non è vero, perché oggigiorno si usa l'inglese propriamente per fare le bozze dei testi linguistici. Questa cosa vuol dire che le bozze sono in inglese, perché quello che contribuiscono gli specialisti di ogni Stato membro alla fine usano l'inglese, ma il testo finale deve essere tradotto alle 24 lingue. Malgrado non essere la lingua ufficiale di lavoro l'inglese, alla fine diventa questo, perché quando abbiamo un problema di applicazione quello che facciamo è guardare la versione linguistica inglese, cosa diceva, per vedere qual è il problema. Malgrado tutto questo, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha lasciato chiaro che sempre sono le 24 lingue quelle ufficiali e si deve interpretare sempre da tutte le versioni linguistici. Il fatto di usare l'inglese come lingua di lavoro si è fatto evidente che quelle bozze non sono tecnicamente pulite, perché lo usano persone che non hanno come lingua madre l'inglese, e dalla partenza già ci sono problemi all'ora di elaborare questi regolamenti. Per questo anche la direzione di traduzione della Commissione ha lavorato tantissime guide per fare una buona interpretazione e traduzione con norme che devono seguire il traduttore e anche i legislatori. La direttrice afferma che il diritto dell'Unione e la sua terminologia è specifica con un stile proprio che forma un corpus autonomo distinto dai sistemi nazionali. Ma allora deve essere comprensibile e interpretata dalla parte degli operatori legali e non essere considerato come una cosa estranea. Infatti una delle direttrici dice che non deve sembrare una traduzione, ma come fare questo che non sembra una traduzione? Il compito non è facile, dato che i termini legali hanno un contenuto sociale e culturale in ogni Stato membro, in ogni sistema giuridico, quindi il traduttore del regolamento deve fare la traduzione conforme allo standard europeo e non al sistema legale a cui è destinata la norma, cosa che di solito è diverso per i traduttori. Allora, il processo di traduzione l'abbiamo titolato un percorso difficile, perché? Perché si deve garantire la coerenza orizzontale e la coerenza verticale. La coerenza orizzontale è quella che si deve garantire tra le diverse versioni linguistiche. Perché? Perché la finalità è che abbiano lo stesso significato. E la coerenza verticale è l'uso delle terminologie
dentro o tra lo stesso testo, ma in relazione ai suoi allegati e alle altre norme che sono della stessa area. Allora, questa coerenza orizzontale e verticale, la finalità è per facilitare l'interpretazione e un'applicazione uniforme, perché è un diritto europeo che si deve applicare di forma uniforme in tutti gli Stati, per questo è spazio giudiziario europeo. E perché se esiste questa interpretazione e applicazione uniforme, vuol dire che c'è un'interpretazione autonoma di un diritto proprio europeo. Adesso vi pongo un esempio di errori nella traduzione e come questo escono problemi per l'applicatore. Per esempio, nel regolamento Bruxelles 1, nell'articolo 31 che è sull'itispendenza, c'è questo articolo che indica che the court first says it shall decline jurisdiction in favor of that court. Decline. Loro devono pensare come tradurre decline in italiano con il senso di questo articolo. Infatti, nella versione francese è desaisissement e nella versione italiana è rimettere. Tutto quello che hanno pensato in rimettere hanno accertato. Ma nella versione spagnola hanno tradotto decline per declinazione. Questa è una traduzione che in ambito linguistico si chiama un calco. E un calco hanno fatto quello che qualsiasi che sa inglese, decline, declinazione, ma non ha lo stesso senso. Allora qua c'è un problema di applicazione. Pensate se nella sua lingua avesse messo declinare, non è lo stesso senso in questo caso. Un altro esempio nell'allegato numero 3 del regolamento Bruxelles 2. In questo allegato si fanno diverse questioni per fare un certificato europeo e si chiede in inglese la versione tra virgolette ufficiale ma non è ufficiale o originale, non è ufficiale ma non è originale, si dice is the judgment enforceable in the member states of origin? Enforceable. Nella versione italiana si è tradotto di forma correttissima. La decisione esecutiva nello Stato membro di origine, allora non hai dubbio che il senso è se questa decisione è esecutiva o non è esecutiva. E la francese anche, la francese e la spagnola hanno sbagliato, perché hanno chiesto se questa decisione è suscettibile di recours o recurribile. Allora, in italiano impugnata o impugnabile. Non ha lo stesso senso una decisione che è esecutiva o una decisione che è impugnabile. Questo è un sbaglio che si è modificato nell'anno 2013 in qualche versione linguistica, non nell'italiana perché l'italiana era corretta, ma questa modificazione che si è fatta in francese, spagnolo e in quattro lingue più, c'era lo stesso problema nell'allegato 4, la stessa domanda, enforceable. Ma ho guardato per fare questa relazione qua la versione italiana e vedo che la versione italiana nell'allegato 4 è sbagliato perché dice si è impugnata. Allora c'è adesso un errore in questa legislazione o in questo articolo. Un altro esempio non lo spiegherò, ma ci sono anche errori non proprio della traduzione ma del rinvio interno. Per esempio nella versione italiana c'è un problema che è stato modificato e nel regolamento Bruxelles 2 aveva un rinvio a un articolo sbagliato e questo errore è stato per 10 anni fino a che alla fine l'hanno modificato. E questo è un articolo che applica il giudice italiano e anche gli avvocati. Un altro esempio che possiamo dire, una delle soluzioni per avere un diritto europeo, un linguaggio europeo è fare le definizioni o farle correttamente. Allora, questo è un esempio del regolamento Roma 1 su obbligazione contrattuale, che c'era un problema non di traduzione perché è stato modificato prima di entrare in applicazione, che era sul momento di applicazione, quali contratti si applicavano il regolamento Roma 1. E questo l'hanno modificato perché prima diceva dopo una data
e alla fine tutte le versioni hanno state modificate a decorrere dai 17 dicembre. Questo è stato per poter decidere di forma chiara quali contratti si applicavano a questo regolamento. Era importante questa modifica che si è fatta a tempo, ma malgrado questa modifica è stata brava, vediamo che nell'anno 2016 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto di fare una sentenza raccontando qual è il senso di questo a decorrere dal nella sentenza Nikiforidis, malgrado non avere proprio un problema linguistico. Un altro esempio che è molto molto recente, che non ho potuto proprio analizzare, ma che lo farò, è sul regolamento sui trattamenti di dati personali. Questo che abbiamo ricevuto tutti questi giorni, delle messaggi che ci abbiamo dato il consenso. Bene, questo regolamento è entrato in applicazione il 25 di maggio, la settimana scorsa, ma due giorni prima della sua applicazione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea tutto un vantaggio di modifiche linguistici in tutte le lingue. Questo è veramente strano, perché non sono sempre le stesse problemi linguistici, e ho guardato quanti errori c'erano e ho guardato l'inglese, è strano anche, a 8 errori, in lituano 15, in tedesco 17, è una cosa pazzesca. In italiano ci sono 75 modificazioni, ma questo non è normale. Allora, io la settimana prossima abbiamo nella mia università, l'Università di Tarragona, un convegno su Eurolanguage, e vendranno da noi specialisti linguistici della Commissione Europea, e chiederò che cosa ci è successo con questo regolamento, perché non è normale neanche che in una versione linguistica come l'italiano ci siano 75 errori. Altre questioni sulle problematiche linguistiche in questo multilinguismo integrale, semplicemente lo commenterò, sono per esempio l'inclusione dei termini stranieri. I nostri regolamenti a volte ci sono qualche termine come il trust o il domicile o anche altri termini, e questo a volte non è facile per l'applicatore del diritto. O altre questioni sono il rinvio alle leggi degli Stati membri. Per esempio, ieri si è parlato anche dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico è una figura propria di ogni Stato, e il contenuto è proprio di ogni Stato, e per questo a volte non ha una definizione propria europea, sino che si fanno rinvio alle leggi di ogni Stato membro, e questo è il caso dell'ordine pubblico. Questo non vuol dire che magari ci sarebbe un senso anche europeo, ma sempre accanto del senso proprio di ogni Stato membro. Altri problemi che ci sono è quando si includono termini e anche figure giuridiche che non esistono in altri Stati. Per esempio, il documento pubblico, che per voi è l'atto pubblico, per noi è d'abitudine nel sistema latino usare questi atti pubblici, ma nel sistema del common law e anche nei sistemi del nord dell'Europa non esistono atti pubblici, neanche notai. Per questo si è introdotto in questi regolamenti, e questo fa prima che si deve inventare una terminologia per questi stati. Per esempio, nella versione inglese è authentic instruments che non esistevano prima, e si vede che in questa volta, come è sul convegno di Bruxelles 68, la versione inglese è una traduzione del francese, perché in quel tempo la lingua più usata era il francese, e per questo è authentic instruments. Ma e si vede anche nella versione italiana, la prima, che era atti autentici, che dopo si è cambiato perché non è quella terminologia propria italiana, e si è modificato, e dopo sempre è stato atto pubblico. Si può fare un'evoluzione in tantissimi termini giuridici di come hanno variato. Infatti, una delle misure per avere un diritto e un linguaggio proprio europeo è l'introduzione di definizione, e questa è una pratica che si è fatta o si fa nei regolamenti europei, preso della influenza della Convenzione dell'AIA, e si fa queste iniziale definizione. E questo magari può
può farsi pensare che non esistono dopo problemi, perché si se la definizione, se il termine ha una coerenza orizzontale e verticale, allora non c'è perché avere problemi. Ma per fortuna noi abbiamo l'interpretazione autonoma della Corte di Giustizia, che fa un bel lavoro per questo del linguaggio, ma si deve dire che il sistema linguistico della Corte di Giustizia è diverso dalle altre istituzioni, perché qua quella lingua di uso è il francese, con gli stessi problemi che in inglese, perché si deve tradurre tutto alle diverse lingue. E la Corte di Giustizia, come loro sanno bene, il suo compito è di interpretare, e per fare l'interpretazione sempre usano tutte le versioni linguistiche. E la fine è che si applichi le norme di una forma uniforme in tutta l'Unione. Ma vediamo che se abbiamo una coerenza, abbiamo un testo che c'è una coerenza, per esempio il regolamento 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, ha una coerenza orizzontale, verticale, non ha avuto problema di traduzione, ha definizione all'inizio del regolamento, anche ci sono decisioni della Corte di Giustizia facendo pues, tutta l'argomentazione. Ma vediamo che anche ci sono problemi di applicazione per i concetti. Per esempio, in questo regolamento, e questo è un esempio proprio spagnolo, da noi, nella nostra legge, l'assegno di mantenimento tra coniugi non è diritto di alimenti, è una questione patrimoniale tra i coniugi, che è accanto di diritto di alimenti. Ma nei regolamenti europei, anche il protocollo dell'AIA, è dito per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea già nell'anno 1980, questi assegno di mantenimento è anche considerato alimenti, e perciò si può applicare i regolamenti europei, anche il protocollo. Malgrado tutto questo, nella pratica spagnola si è visto come si esclude l'applicazione dei testi europei a questo assegno di mantenimento, fino all'anno 2000, che la Corte Suprema spagnola ha detto in una forma chiarissima che l'assegno di mantenimento si entra tra le legislazioni europee. Malgrado tutto questo, ancora oggigiorno, i giudici di prima istanza, quando arriva qualsiasi caso su mantenimento in ambito internazionale, non usano il regolamento neanche il protocollo. È vero che dopo, in seconda istanza, se questa cosa si soluziona, ma si deve vedere che a volte, avendo tutte le cose, tutte le norme di una forma chiara e anche interpretata, l'applicazione non è uniforme. E vado già a fare la conclusione. È difficile, dal punto di vista del traduttore, è difficile per il traduttore della normativa europea garantire un multilinguismo integrale. Perché? Perché deve neutralizzare il suo diritto in favore del diritto dell'Unione Europea, e normalmente non è così per un traduttore. Deve introdurre tanto i termini inesistenti nella sua versione linguistica quanto concezioni europee, e deve controllare la coerenza orizzontale e verticale, questo anche è per il legislatore. Un singolo testo in 24 lingue può avere 28 significati. L'obiettivo è quello di applicare il diritto in modo uniforme, come un unico corpus giuridico che sostituisca quello nazionale, che a volte vediamo che gli operatori giuridici questo non hanno presente. La definizione autonoma della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono sempre importanti, devono essere conosciute, che a volte non sono, e applicate negli Stati membri. Consideriamo che deve essere promossa una interpretazione non letterale, e questo lo fa la Corte di Giustizia. Di solito non fa un'interpretazione letterale, perché per fare un'interpretazione letterale deve avere una storia per poter farle questa, ma la fa sistematica e teleologica, come si vede. E esiste un linguaggio giuridico europeo perché esiste un diritto europeo, questa è la partenza del relato, e gli operatori giuridici degli Stati membri devono comprendere e applicare due discipline, quella europea e quella interna,
ognuna di essere sarà applicata e interpretata secondo il corpus giuridico a cui appartengono, in un'altra forma. E così la conclusione, grazie per la sua attenzione. Grazie Maria per questa interessantissima presentazione che, come abbiamo visto, accomuna aspetti tecnici ma anche antropologici, perché parliamo della lingua e se questo linguaggio europeo sia un linguaggio artificiale, un mostro ibrido che è nato da appunto contaminazioni tra le varie lingue. Però mi sembra che ci sia un messaggio molto interessante in questa presentazione, che è quello, se ho capito bene, di una intrinseca mistificazione, se vogliamo, del pluralismo linguistico che è molto celebrato. Mistificazione nel senso che si parte da una unica matrice linguistica, che poi è l'inglese come lingua di lavoro, lingua franca, la quale poi viene in qualche modo presentata come versione autentica nelle lingue diverse, ma è una traduzione e ovviamente lost in translation, e quindi non c'è un vero pluralismo linguistico. Questo è un punto veramente molto interessante, se vogliamo, perché la lingua è la casa dell'essere, no? E quindi è difficile che poi la traduzione di una lingua, che poi spesso è l'inglese, possa essere il riflesso, diciamo, di quelli che sono gli autentici intendimenti e le concezioni culturali che sono espresse appunto in questi segni linguistici. E se poi pensiamo che ora abbiamo la Brexit e l'inglese non sarà più neanche la lingua ufficiale, abbiamo un paradosso straordinario. Mi fa piacere dire che siamo in tempo per il break. Credo che sia dalla parte opposta dall'altra parte della strada, quindi ci sarà un po' di tempo per la logistica, però suggerirei non di stare mezz'ora, è sufficiente per il caffè un 15 minuti. Vi pregherei quindi di ritornare entro un quarto d'ora. Grazie. Sono andata veloce, mi spiace, no, perché voleva fare andare veloce. Ma è andato molto bene. No, è un punto molto interessante questo, perché ovviamente questa idea dell'Europa con un rispetto totale del pluralismo linguistico non è così, perché in realtà si usa un'unica lingua